Entrambe le squadre nell'ultimo turno di campionato hanno ottenuto un largo successo. L'Empoli che ha battuto la Lucchese per 5-1 e l'Olbia che ha superato il Pontedera 4-0. Amiche ed amici della Giovane Italia, un saluto da parte di Simone Cristiano e benvenuti al Centro Sportivo Monteboro di Empoli per Empoli-Olbia, terza giornata del campionato Under 14. Vedete in grafica già la formazione dell'Empoli, un 4-3-1-2 con Caro tenuto fra i pali, Boeri, Sulievic, Crispino e Izzeiri in difesa, Brogi, Di Pede e Mantovani a centrocampo, trequartista Mazzantini a supporto delle due punte Petreni e Capitoni. Risponde l'Olbia con un 4-4-2 con Rocca fra i pali, Mariano, Satta, Francioni e Bassu in difesa, in mezzo al campo Brilla e Carta, esterni Spano e Marongiu e davanti De Rosas e Rozzo. Petreni lotta, recupera il pallone e poi allarga per Boeri. Palla messa in mezzo, deviazione che favorisce Mazzantini che ci prova. Rocca, grande parata, poi ancora Rocca sulla ribattuta, anche se poi viene segnalato un fuorigioco. Insiste l'Empoli, Mazzantini scarica bene dietro per Di Pede che prova la conclusione in porta. Pallone che termina fuori di poco. Pallone rimesso in gioco, non tocca nessuno, arriva Mazzantini. Ci prova ancora lui, questa volta però non inquadra lo specchio della porta. Olbia che prova a ripartire dal basso ma sbaglia, bravissimo nell'anticipo Mantovani che scambia con Capitoni. Mantovani, la respinta di Rocca e poi sulla ribattuta è tutto troppo facile per Capitoni che deve semplicemente appoggiare in rete. Al 12° minuto si sblocca il match, un vantaggio meritato quello degli azzurri. Prova ad affacciarsi per la prima volta in avanti l'Olbia, qui arriva la chiusura dell'Empoli e poi un tiro al volo di De Rosas, nessun problema però per Caro tenuto. Calcio d'angolo per l'Empoli, palla messa in mezzo, buca Rocca, non Sulievic che mette in porta il pallone del 2-0. Quando siamo arrivati al 34esimo l'Empoli raddoppia con il suo difensore centrale. Empoli subito in attacco in questo avvio di secondo tempo, attenzione perché il pallone passa, Oliveri da solo in area di rigore, prova la conclusione, la parata di Rocca ma non basta perché sulla ribattuta si fa trovare prontissimo Lemmetti che realizza la rete del 3-0, Lemmetti appena entrato in campo si rende subito protagonista e la partita diventa sempre più complicata per l'Olbia. Capitoni riesce ad andare bene via in dribbling, limite dell'area di rigore, allarga per Oliveri, riempiono l'area i giocatori azzurri, palla messa in mezzo, Lemmetti riesce a controllare e a calciare e trova la rete del 4-0. Lemmetti è entrato solo da poco più di 3 minuti, ha già realizzato una doppietta, che impatto per il numero 18. Brogi verticale per Lemmetti, 1-2, bella azione Lemmetti che adesso va con il destro, ancora una volta con i piedi Rocca e poi il pallone che termina sul fondo. Brilla riesce a passare, poi serve Migheli che può andare contro Caro tenuto. Migheli cerca di superarlo, contatto tra i due, per l'arbitro è calcio di rigore. Dai 11 metri si presenta Urru che non sbaglia, spiazza Caro tenuto e al 18° della ripresa l'Olbia prova a riaprirla con il suo numero 16, 4-1. Empoli che sbaglia in impostazione, arriva sul pallone Urru, il pallone termina fuori di pochissimo. Calcio d'angolo battuto da Savelli in area di rigore dove c'è Sulievic che tutto solo deposita in porta, 5-1, manita dell'Empoli e soprattutto doppietta di Sulievic. Pallone lungo per l'inserimento perfetto di Capitoni che riesce ad agganciare il pallone e a realizzare la rete del 6-1 quando siamo arrivati al 27° della ripresa. Doppietta anche per il numero 11 Capitoni. Oliveri innesca un'altra volta un instancabile Capitoni che prova il tiro e trova un'altra rete. Tripletta perfetta per Capitoni che dopo il gol di testa e il gol con il destro segna anche con il sinistro, 7-1.
Si riaffaccia in avanti l'Olbia in cerca di una delle ultime palle gol di questa partita, qui però arriva una perfetta chiusura e arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. L'Empoli batte l'Olbia 7-1, seconda vittoria consecutiva per i padroni di casa, che salgono a quota 6 punti in classifica, a meno 3 dalla Fiorentina che però ha una gara in più. Per l'Olbia invece si tratta della seconda sconfitta consecutiva fuori casa.